Buongiorno Gianmarco. Buongiorno. Abbiamo il capo della Lega, il capolista, capogruppo della Lega, della Lega Nord. Militante della Lega Nord. Insomma, militante ma anche capogruppo, insomma. Senti, andiamo subito a bomba. Sì. Un accenno sul questo che si è intervenuto sulla stampa. I giornalisti hanno riportato il tuo intervento su questi due quartieri dove praticamente dicevi che ci sono due famiglie che non avranno due famiglie. 200 famiglie che praticamente si insedieranno e non avranno marciapiedi, eccetera, eccetera. Sì, no, stiamo parlando di Viale Mediterraneo, quel complesso nuovo che è stato oggetto qualche mese fa di un gravissimo incidente a corso, ti ricorderai, fatta che tu sei stato artefice del... Ho fatto il video, speriamo che ci siamo ripresi. Tutto quel quartiere là, fin da subito si è capito che la viabilità sarebbe stata veramente difficile per poter entrare e poter uscire. Ci dovevano essere stati subito dei correttivi, nel senso che il progetto iniziale prevedeva appunto delle opere di urbanizzazione interne, tipo un'autonoma viabilità appunto consona all'esigenza appunto di collegamento. Ahimè, purtroppo né quelle interne né quelle esterne, un'ulteriore rotonda via all'altezza di via Domenico Schiavo nel pieno di via Mediterraneo, neanche questa appunto a oggi non c'è traccia. C'è un contenzioso in atto nei confronti appunto del vicino, quello del titolare del lavaggio delle auto. Dunque c'è una situazione abbastanza complicata, che fa sì che tutte le sinergie che devono essere messe in campo appunto per migliorare l'entrata e l'uscita di tutti quel nuovo quartiere, quel nuovo comparto, alla fine non trovano risposte. E un indomani, che sarà breve tempo, coloro che andranno ad andare a abitare all'interno di questi nuovi plessi avranno delle grosse difficoltà sia in entrata che in uscita. Infatti abbiamo discusso anche su una commissione su questo argomento, alla presenza appunto dell'assessore, dei tecnici dei lavori pubblici, e hanno posto appunto alle nostre domande delle risposte appunto che hanno lasciato un po' diversi dubbi, perché comunque verranno utilizzate vie alternative come la via Cicogna, quella situata in via Venturini, una bratella laterale di via Venturini che porta verso Brondolo. E dunque una situazione che già là in quella zona è difficile, perché sono strade strette e a sua volta diventeranno veramente situazioni caotiche sia in quella zona ma soprattutto anche nel Mediterraneo, perché appunto mancano tutte queste realtà, queste progettualità che dovevano essere già fatte, che ahimè, come possiamo vedere quotidianamente, non si vedono. Però d'altra parte, voglio dire, mi trovo sempre a fare un po' il difensore difensore d'ufficio, se vogliamo, ma effettivamente le risorse non ci sono. Cioè adesso anche il patto di stabilità, per fortuna, l'amministrazione è riuscita in qualche modo a rimanere dentro i canoni di questo patto, che, come diceva l'assessore Pierluca Donlini, il patto si fa fra due, invece qua c'era un imposto, comunque insomma. Quindi, allora io sul patto di stabilità, per carità, non vorrei neanche tanto entrarci, nel fatto stesso che comunque prima di tutto da cittadino, che prima da figura politica, sono contento, nel senso che si è raggiunto un obiettivo importante. Purtroppo questo famigerato patto di stabilità deve essere per forza di cose una cosa che è imposta e che deve appunto cercare di fare un obiettivo che le amministrazioni comunali di tutta Italia devono cercare di riuscire a centrare, anche laddove i comuni che sono capaci, che sono rigorosi, che sono insomma che mettono in campo tutte le loro capacità per poter gestire al meglio la cosa pubblica, si ritrovano appunto a fare i conti con questo patto di stabilità. L'amministrazione è riuscita a rispettare questo vincolo. Ne do atto, però se mi permetti, se da una parte sono contento, perché sarebbe stata una mazzata non da poco, perché sarebbe stata sicuramente una mannaia, io ripeto, sono sincero, io veramente sarebbe stata una mannaia nei confronti di tutti i cittadini, un 30-40% in meno di risorse che vengono destinate al comune da parte dello Stato centrale sarebbe stata una cosa veramente deleteria in questo momento.
Però a oggi io non so, io ho appreso soltanto dalla stampa, dal tuo blog, quella famosa tavola rotonda che ha fatto il sindaco e tutta la sua giunta, ma io non so in tutti i particolari, non so assolutamente come, cosa, perché, come sono riusciti a far rispettare questo patto. Dovrebbe essere stato l'evoluzione, cioè l'amministrazione ha dato Veritas, l'amministrazione comune è socia di Veritas, no? Quindi praticamente ha fatto un'opzione di vendita delle quote di SST. Certo, così appunto sono entrati 2 milioni di euro, 1 milione 900 mila euro, sì, prima del 31/12, e così va bene. E quindi io ti dico, io farei di complimenti, onestamente, sì, perché allora io ti dico, da amministratore, da figura politica, a oggi purtroppo non so cosa è avvenuto. Avrei avuto piacere che l'amministrazione, più per essa, qualcuno si fosse venuto, avesse avuto la correttezza di venircela a dire in una commissione, in una riunione, in una cosa ristretta, insomma, ci avessero spiegato almeno cosa l'amministrazione, quale obiettivo, cosa ha fatto. Perché oggi il Consiglio Comunale, che è legittimato a votare una cosa di questo genere qua, il comitato di controllo e di garanzia, organo appunto è eletto e nominato appunto per controllare la società SST, gli stessi rappresentanti sindacali anche della stessa Veritas e tutti coloro, le parti che ne fanno parte, non sanno e non sono state informate di quello che è avvenuto. Io penso che questa operazione qua, al di là che abbia portato appunto la possibilità di portare dei soldi in cassa e dunque far figurare, diciamo così, questo bilancio, dunque il salvataggio del patto di stabilità, dall'altra parte però non sappiamo nulla di questa operazione. E mi dispiace, perché il sindaco, proprio in campagna elettorale, ha sempre portato avanti la trasparenza, la condivisione, la possibilità di poter coinvolgere tutte le parti politiche. Su una partita così importante l'opposizione è stata fuori, gli organi di controllo sono stati fuori, a oggi nessuno sa niente di quello che è successo, se mi permetti si vendono i gioielli di famiglia senza che i paroni sappiano cosa viene in casa, ecco. Non vuole sembrare sempre quello che... prima ero come una volta, come consigliere comunale forse ero anche più cattivo di te. No, bisogna essere obiettivi sulle cose, ecco, allora, però io penso che la gente che ha già una strage di problemi, voglio dire, adesso io mi tolgo via la giacchetta da l'ex consigliere comunale, certo, no? Quindi da ex, ti capisco, sì, dici, ma sono un'amministrazione anch'io, perché non mi formano su quello che fanno, eccetera. Mi metto la giacchetta da cittadino, che ci frega noi, da cittadino meglio, che ci frega che magari in un modo... Ma che parte sono venuti fuori questi soldi? Mettiamo che abbiamo fatto una furberia, ok, legale, io non credo che il sindaco faccia cose illegali, una furberia legale, facciamo un'opzione di vendita, ok, l'opzione tu mi dai un anticipo, ok, mettiamo che il 31 di gennaio questo anticipo viene restituito, ok, quindi praticamente non si fa niente. Okay, mettiamo, io ipotizzo. Quindi con questa manovra il patto di stabilità è rimasto invariato e dovrebbero arrivare questi famosi 7 milioni e mezzo di euro che dovrebbe sanare e sistemare il strumento bilancio. Non è da fargli una colpa. Benissimo, hanno raggiunto l'obiettivo, tanto di cappello. Ci verranno a spiegare, se avranno voglia ci verranno a spiegare le serie dovute, io spero quanto prima. Devo però dire una cosa, se sono riusciti a ottenere questo risultato al 28 di dicembre, si erano fatta arrampicandosi sugli specchi, però una cosa è da dire, e che nessuno può negarlo su questo, sono due anni che come Lega Nord, ma soprattutto anche come forze di opposizione all'interno del Consiglio Comunale, più volte nelle varie fasi di bilancio, nelle varie programmazioni appunto del bilancio stesso, abbiamo la revisione di bilancio lo stesso poco tempo fa, più volte abbiamo detto attenzione, questa società SST è giusto e doverosa che venga rivista, che venga anche chiusa definitivamente, perché se prima vi erano i vincoli che ti davano la possibilità di avere dei benefici fiscali, oggi questo vi è una grossa confusione a livello di legislazione, a livello romano, e dunque
fa sì che vi sia la confusione all'interno della società in house e non vi sia tanta chiarezza. Pertanto, ripeto, noi per primi, fin da subito, sono due anni che ormai quasi stiamo amministrando, e come forza di opposizione e come Lega Nord in primis, e abbiamo detto più volte di eliminare, di chiudere l'SST, di portare i servizi a sua volta nei vari referati dei vari assessori, per poter gestire la cosa direttamente, dandole a varie ditte, cooperative e quant'altro, a fare certi tipi di lavoro. Dunque, a oggi, bene per raggiungere l'obiettivo, questo scavottaggio. Attenzione però, che noi l'abbiamo detto da tanto, tanto tempo, sono due anni, che lo dicevamo all'amministrazione comunale, ripeto, nelle varie fasi di bilancio, assessore di bilancio, al sindaco, chiudete SST. Quindi secondo te, secondo voi, l'SST sarebbe da chiudere? Ma ripeto, non vale più la pena, perché questa all'inizio l'abbiamo votata insieme nella passata amministrazione, l'abbiamo rivotata anch'io con Mario Tiozzo. Ci ritroviamo però a distanza di tre anni, che purtroppo 3 anni e mezzo, ci ritroviamo però che è un quadro in carrozzone che non ha sbocco. La professionalità c'è, perché all'interno le figure operative operano, lavorano, forniscono dei progetti, ma c'è un qualche cosa che fa sì, o la poca chiarezza da parte del legislatore, o l'amministrazione che non riesce a dare l'input definitivo e far partire questa società nel vero senso della parola, fa sì che alla fine poi i risultati sono quelli scadenti. E a questo punto qua noi abbiamo sempre chiesto che di rivedere questa società e anche ipoteticamente di chiuderla. Oggi l'amministrazione ha deciso un'opzione di vendita che ha portato a questa possibilità di raggiungere una parte di benefici per raggiungere l'obiettivo di bilancio. Benissimo, però ripeto, non hanno scoperto nulla di nuovo, sono venuti dalla parte nostra, dalle nostre posizioni che avevamo detto da 2 anni a questa parte.